2001 alla Fondazione Adriano Viretti, quando iniziò il programma di arte contemporanea che aprire lo nuovo spazio della Fondazione Olivetti dedicato all'arte contemporanea, allora il secondo dei primi artisti che partecipò alla nostra collettiva con i suoi allora elaborazioni grafiche digitali di immagini che devo dire rispetto anche a tutto lo sviluppo che c'è stato nell'arte di questo tipo successivamente davvero molto in anticipo a molte altre espressioni che sono venute poi successivamente. Adesso ormai la questione dell'arte e del digitale, dell'intelligenza artificiale eccetera è una questione mainstream, ma davvero soprattutto in Italia Loris è stato uno dei precursori e dei primi artisti che hanno affrontato questa prospettiva in una maniera intelligente molto, molto sorprendente, anche perché creava queste immagini che sembravano davvero riferirsi ad una storia dell'arte che si poteva avvicinare a delle immagini quasi surrealiste, no? delle ambientazioni surreali, le chiamerei, dove con il gioco della scala e della proporzione metteva questi personaggi in paesaggi del tutto fittizi. Credo che ci sia anche qualche male. No, ho tralasciato questa parte di lavoro perché altrimenti un'ora e mezzo non passerebbe. In realtà è vero, durante la seconda metà degli anni 90, i primi anni 2000, l'interesse verso la fotografia, non fotografia in questo senso digitale, poneva dei dubbi sulla veridicità del reale, e non a caso da Dirigio a Baudrillard all'epoca c'è stato un gran discutere di cosa diventasse il reale oggettivo, no? Oggi questa cosa è esplosa perché tutti viviamo in un paesaggio digitalizzato al 1000 per 1000, ormai fa parte della nostra percezione diffusa il fatto di condividere realtà fisica e una realtà che invece è più evanescente. Le stesse immagini, lo stesso flusso di immagini, per come le conosciamo oggi, relativizzano in qualche modo la sostanza e il peso delle immagini stesse. E quindi questa era un po' la cornice concettuale di degli anni lì. Quindi diciamo molto, molto in anticipo su quello che poi sarebbe accaduto nella ricerca dell'arte contemporanea, ma soprattutto questo è stato solo l'inizio di uno straordinario percorso che ha portato anche oggi, lo voglio ricordare, a realizzare una bellissima e molto importante installazione all'Hotel Sombregis, che è anche il motivo per cui questa sera abbiamo deciso questa conversazione, perché il fatto di poter uscire poi dagli spazi dedicati, degli spazi dedicati in qualche modo all'arte contemporanea, contaminare, e forse questa è una delle parole chiave del lavoro di Loris, contaminare lo spazio, contaminare anche l'immaginario visivo della realtà con delle installazioni che tra poco vedremo anche fotografate, è davvero qualcosa di sorprendente. E da questo punto di vista, appunto, dall'immagine digitale, quindi da qualcosa che veniva costruito all'interno di una singola immagine con una tecnica di elaborazione digitale computer, si è passato invece a una tridimensionalità.
canalizzazione, addirittura indagando quello che sono in qualche modo le conseguenze di alcune idee, di alcune espressioni di quello che facevi invece col computer in termini tridimensionali, in termini spaziali. E qui poi si apre tutto il rapporto con lo spazio e con l'architettura. Allora partirei da... Diciamo, questo doppio binario dell'immagine bidimensionale data da una non fotografia, di fatto un collage di momenti fotografici diversi, e questa elaborazione delle sculture, che mi hanno anche dato una proprietà al fatto di replicare degli oggetti in scala reale, per cui sedie, finestre, pianoforti, biciclette, un intero mondo, rimodellato in modo che questo oggetto collassasse su se stesso, per me era una metafora di questa perdita della nostra capacità di lettura del reale. Per anni in qualche modo ho indagato questa idea di modello di qualcosa, cos'è la cosa e cos'è il suo modello, cercando di lavorare su un paradosso che sicuramente introduce tanti aspetti e quindi passando poi per il surreale che citavi prima, fino a mettere in crisi quello che sto vedendo, il fantasma del suo referente reale in qualche modo. Tutta questa indagine sul modello in realtà poi nel tempo, dalla fotografia ai tanti oggetti, quindi intere stanze, degli uffici replicati in gomma, quindi utilizzando la tecnica tradizionale della scultura in modo, come dire, anche eccessivo, mi hanno portato a una forte curiosità verso lo spazio, verso l'architettura. Quindi ho poi avuto una fase in cui la deformazione, la forza che questi oggetti subivano, ho cercato di riportarla in delle configurazioni spaziali che fossero praticabili dal pubblico, quindi tramite strutture e superfici. Allora, io così partirei a farvi vedere delle immagini, e ho messo inizialmente due mostre a cui tengo molto. Una è questa personale dello scorso anno, fatta a San Gimignano da Galleria Continua, galleria storica per me, io ci lavoro da 22 anni, loro sono una struttura con cui sono fortemente cresciuto anche grazie, come dire, all'audacia di questi tre signori, ormai non più ragazzi, che hanno poi aperto in Francia, hanno aperto in Cina nel 2005, hanno aperto a La Habana da un paio d'anni, e ci danno continuamente occasione di lavorare in contesti diversi, facendo anche crescere in qualche modo gli artisti, cioè creando delle opportunità di confronto con delle situazioni non necessariamente italiane. Questo senso ponendosi in un modo fortemente professionale. Ecco, allora la prima mostra è questa a San Gimignano, dove diciamo tutta l'introduzione rispetto all'artificializzazione oggi è per me un soggetto che riguarda il nostro rapporto invece con la natura. Tornando in Italia dopo, diciamo che ho una formazione mista.